Andreoli, sì, perché mi dicono, peraltro, sì, che sia tutto quanto pronto. Avevamo annunciato questo super ospite di oggi ed è qui, abbiamo in collegamento Sinisa Mihajlovic. Sinisa? Eccolo. Buonasera. Oh, buonasera, mister. Dobar dan, vrlo mi drago da ste tu, Sinisa. Scusate. Un momento. Cosa gli hai detto? Gli ho detto perché lei parla anche in serbo. Serbo croato. La benvenuto. Maestrina. Dove grazie, si trova? In grazie. Macchina dove esattamente? Io sono... Sandro, dove siamo? Una barzelletta invece tutto. Dove? Incisa, però siamo fermi su un... Ah, Incisa, Valdano. Stai facendo la Cisa. Autogrill. Ah, oh, bene. Ah, bene. L'autogrill. Senta, mister, la partita della vita è la sua biografia, è adesso in tutte le librerie, quella nella quale ha voluto raccontare la sua storia. È una storia di tantissime partite, 452 se non sbaglio da giocatore, 353 da allenatore, vittorie, sconfitte e poi la partita, quella più difficile di cui tutti sappiamo. Ci vuole parlare di appunto queste partite che sì, lei ha scelto di combattere e di cui scrive adesso. Sì, è un libro dove si racconta tutta la mia vita, diciamo, dall'inizio, dall'infanzia, da un'infanzia difficile, di povertà, dove si raccontano le due guerre, dove si raccontano la mia vita da calciatore, la mia vita da allenatore, aneddoti, presidenti, la malattia, una all'altra, perciò c'è un po' di tutto. Cioè, qual è stata completo. La parte più difficile da raccontare, mister? Ma sicuramente quella che riguarda la guerra. Sì, quella è stata, diciamo, la parte più difficile, più dolorosa anche. Più dolorosa perché anche io sono malattia. Nato in Croazia, diciamo là dove è praticamente cominciata la guerra. Perciò prima guerra, poi c'era seconda guerra, diciamo il bombardamento e tutto, perciò quello è stato più doloroso, ecco, che io ho già raccontato tante volte, ogni volta che lo racconto mi emoziono, però non me lo voglio neanche scordare, perché comunque durante quei combattimenti, durante quelle guerre, comunque sono cresciuto molto, anche maturato come persona, come uomo, perciò in un certo senso, anche se non si augura a nessuno di passare le guerre o quello che ho passato io, perché oggi come oggi fortunatamente le guerre si possono raccontare dai nonni, ma non da persone come me, invece fortunatamente noi abbiamo passato quello, magari tu anche lo sai perché... c'hai la madre, no? Che esatto. Sì. Conosco ecco, bene. Però poi non lo so com'è la tua vita, però noi in quel al di là dei serbi e croati, comunque è stata una guerra bruttissima come tutte le guerre, dove il colore dominante è colore rosso del sangue degli innocenti che non c'entrano niente e come sempre in tutte le guerre poi sono loro che paghino per tutti. Mi colpisce il fatto che ci dica che questo è stato più difficile da raccontare anche della sua malattia personale, però lei aveva fatto una promessa ai suoi giocatori quando è andato ad affrontare una sua guerra più personale di salute. Ha detto sarò in panchina alla prima di campionato. In quel momento sapeva che ci sarebbe riuscito? No. Perché io non sapevo niente della malattia, non sapevo neanche cosa dovevo fare, tutto, perché non volevo informarmi troppo per sapere quello che mi dovesse aspettare. Volevo scoprire strada facendo. E ho fatto quella promessa non sapendo neanche se ci avessi fatto riuscire tutto, ma si vede che praticamente si è messo tutto insieme che praticamente 3, 4, 5 giorni dopo quella volta che sono uscito dal primo ciclo d'ospedale, però ero uno morto che cammina perché
era la prima volta che uscivo dopo 40 giorni, avevo 72 kg, adesso ho 87 kg, perciò avevo 15 kg in meno. E non sapevo neanche io come l'ho fatto, perché c'erano certi i momenti dove mi girava la testa, dove potevo anche cadere, svenire, però ce l'ho fatto, perché non mi sono vergognato di farmi vedere così, perché a qualcuno può sembrare un'immagine di debolezza, invece io l'ho capito, l'ho fatto, perché questa è un'immagine di forza di un uomo che nonostante malato, nonostante si cura, nonostante sta più là che qua, dimostrare a tutti la volontà, quello che un malato non deve mai perdere, la voglia di vivere, la voglia di combattere, far capire a tutti che nonostante tutto io cerco di fare la mia vita e cerco di combatterla, lottare e non mollare. Credo che la gente l'abbia capito esattamente che io ho voluto dare. Credo che sia arrivata esattamente questa cosa qua. Mister, le chiedo un'ultima cosa. Sappiamo quanto la sua famiglia, gli affetti più stretti, le sono stati vicini. C'è stato però anche un incredibile affetto da tutto il mondo del calcio. C'è stata tantissima partecipazione e solidarietà. L'ha aiutata questa cosa? Perché è un affetto diffuso che anche noi abbiamo percepito. Mi domando se l'ha aiutata a combattere la malattia anche. Senz'altro. Senz'altro, perché io... Purtroppo, per fortuna, sono stato sempre uno che divideva, non sono mai stato uno che univa. Decisamente. Perché Mihajlović, prima della malattia, o si amava o si odiava, diciamo. Non era un uomo amato da tutti, che a me anche piaceva. Invece con questa malattia poi dopo si è scoperto che tutte le tifoserie, comunque anche quelle avversarie, dove ho giocato, dove non ho giocato, dove ho allenato, la gente normale, i personaggi famosi, i personaggi non famosi, gente così, che mi hanno mandato un sacco di messaggi, poi la città di Bologna, i tifosi di Bologna, i bolognesi, ma tutta Italia, ma anche il mio paese in Serbia, sono stati tutti molto, molto affettuosi, mi hanno adottato come un figlio, e questo sicuramente... insieme alla mia famiglia mi ha dato una grandissima forza, dove io mi sono permesso di non poterli deludere, perché io dovevo guarire. E devo dire che questa cosa che univo tutti mi piaceva anche per un po' di tempo. È stata nuova come sensazione. Mi è diventato un po' piatto. Perché ho detto devo cominciare a dividere di nuovo gente, perché non mi piace dove vai e quanto è bravo, quanto è forte, quanto è qua. Volevo anche sentire un po' di insulti, tutto, perché è una cosa che a me mi motiva. Allora ho cercato una maniera mia, come la capisco, di cominciare a dividere la gente. Sono ripartiti gli insulti, che sono riuscito. Mister? Come? Sono ripartiti gli insulti? Sì. No. Sono molto contento. Allora è di nuovo a suo agio. È un meraviglioso ritorno alla normalità quando ripartono gli insulti, sì. No? Sì. Infatti quando ho visto che mi insultavano ho detto adesso sono tornato vero io, perché fino allora mi hanno trattato come un malato. Sai, quando è uno malato, quando c'è che tu lo tratti con un po' di riguardo, invece sì. Quando ti accorgi che non ti trattano più, che comunque ti criticano, che ti offendono, allora detto meno male, siamo Mister, tornati come prima. Può restare con noi ancora un po' a vedere almeno il primo giro di partite mentre facciamo il nostro primo giro stadi? Ce la fa da incisa, no? dalla sua macchina? Volentieri. Grazie. Volevo grazie. Salutare anche grazie mille. Paolo. Dica. Visto che vi abbiamo fatto vincere settimana scorsa. A me, scusi, Sinisa, a me è sembrata una vittoria assolutamente meritata da parte del Genoa. Assolutamente. Vi abbiamo chiuso lì e alla fine abbiamo vinto meritatamente. Cosa ne pensi? Senz'altro. Io non ho detto nulla di diverso. No, avete vinto meritatamente. Sì, la vediamo dalla faccia. Praticamente proprio. Non l'abbiamo però mai vista. Poteva...
Potevo rifar prima, non dopo che io mi sono lamentato. Sento che ha ancora tantissimo da darci, mister. Resti con noi, noi partiamo con... Ah, c'è pure Mazzocchi, vedi? Sì. C'è anche Mazzocchi, sì. Vuole salutare anche Mazzocchi? È ingrassato pure lui. Sì, è ingrassato. Adesso... Sinistra, sì. No, non... Sì. Però lui occhiali non era neanche dimagrito. Belli, va bene. Gli occhiali vanno bene stavolta, Sinisa, sì, vanno bene gli occhiali. Sì, vanno bene, vanno bene. Ah, ti aveva contestato no, gli occhiali? No, con Sinisa, quando abbiamo fatto il periodo che facevo le trasmissioni domenica pomeriggio, e Sinisa veniva, le interviste con Sinisa erano sempre un terno all'otto e si incavolava sempre quando gli davo la linea dopo gli altri. Ah, ti ricordi? Un giorno... Mister, c'è anche Adriano Panatta, non so se l'ha visto in studio. Ah, Adriano, salutato. Grande. No, sì. Campione di padel, so che entrambi giocate a padel, no? Dobbiamo giocare anche a tennis insieme. No, non ho giocato, un suo fratello a tennis ha giocato. Ah, ecco. Ah, tennis. Io però vorrei tornare un attimo da Sinisa, perché mister, ho una curiosità da chiederle, anzi io farei prima vedere un filmato e poi le chiedo una cosa. Sì. Ieri ha provato anche un nuovo assetto, quante possibilità ci sono che possiamo giocare così domani? No, io ho provato un nuovo assetto perché... Soltanto per far capire chi cazzo è chi parla con i giornalisti, quello è il problema, perché l'ho fatto apposta perché nessuno se lo aspettava e sto indagando e ve lo giuro, se trovo quello chi parla con i giornalisti lo attacco io al muro, lo faccio finire di giocare, ma vi assicuro che lo trovo, ma quando lo trovo sono i cazzi amari, sono i cazzi amari. Allora, tanto bentornato, mister, sì. Tutta Italia si chiede l'ha trovato? Chiede Vergassolo in che muro è? Talpa. Ah, non c'era poi? No, Talpa erano giornalisti, erano sempre nascosti da qualche parte. Erano i loro sotto la terra, o prendevano cannocchiali. C'era un palazzo che si vedeva, quello là affittava a 30 euro allenamento e loro da sopra guardavano. Ma pensa a te. Cioè affittavano gli appartamenti per vedere, incredibile. E sono cose che capitano. Pensa che a Coverciano, sì. Quando la nazionale si raduna, Conte adesso ha fatto praticamente coprire, c'era un qualche varco dove noi giornalisti come sorci, in effetti, Mancini, ci nascondavamo per vedere le formazioni. Conte adesso ha murato tutta Coverciano. Mancini. No, no. Conte, quando è arrivato Conte, ha murato. Quindi non tutto... Conte adesso, Conte allora. Conte quando è arrivato ha murato. C'è gente qua nell'orecchio che mi corregge tutte le volte che tu dici una cazzata, questi mi dicono. Però non era una cazzata. Ce l'hanno con te, non ce l'hanno con me. C'è qualcuno che nell'aria ci riferiti a quando era Conte allenatore. Quindi Sinisa ha ragione, ci sono giornalisti che per avere la formazione prima si nascondono e qualcuno che ti affitta appunto pure casa per dal terrazzo vedere la formazione. Senti, visto che sei un prestigioso giornalista, sì, poi torniamo da Sinisa dopo, ci dici qualche cosa della partita di stasera, il derby d'Italia? No, beh, la partita di stasera... Sinisa dove la vede, con chi la vede, aspetta però. Marco. Dove la vedi la partita stasera, Sinisa? A casa. A casa, al comodo, a casa. Un derby d'Italia? Tifi? Beh, insomma. Cos'è? No, hai una preferita stasera, oppure... Cioè c'è una delle due squadre che ti piace di più, l'Inter o la Juve? Proprio come gioco, non dico a livello no, di mi piacciono tutte e due. Giocano bene tutte e due? Vabbè, ma tifi Inter, immagino. Giocano bene è un'altra cosa, mi piacciono tutte e due, poi... giocano bene, poi... No, non giocano bene. C'è del sarcasmo. No, giocano. Ma a questo punto mi verrebbe da sbilancia, giocano. Scusa, Sinisa, allora Sinisa, chi è che gioca? Qual è la squadra che gioca bene nel campionato italiano? Il Genoa. Qual è la squadra che gioca bene nel campionato italiano? Spezia, direi. Ragazzi, fate rispondere. Sassuolo, Spezia. Bravo. Sì. Crotone. Milan. Non ho sentito l'ultima. Bologna. La Juve. Manca il Genoa, poi vabbè, basta. Genoa, benissimo. Ti è piaciuto tanto. E poi anche il Bologna, se trova uno che la butta dentro. Dai, su, un attaccante che la butta dentro. Sei d'accordo, Sinisa? Ma io sono d'accordo che Bologna gioca bene, però non sono d'accordo che ci serve uno che ci butta dentro. Mm. Abbiamo i giocatori che le buttano dentro. Ma ci hai visto anche ieri. Ieri è stata una bella vittoria, eh sì. Però fa l'occhiolino. E Mazzocchi è così. No, perché
mi è entrato qualcosa dentro l'occhio. Bruscolino. Un bruscolino. L'ho visto anch'io, era un moscerino. Fede, grande attesa comunque per il derby d'Italia di stasera, insomma, Sinisa sa perfettamente quanto Sinisa, è sentita. Hai, no, visto, hai visto la Fiorentina oggi? No. Ho visto primo tempo. Sai com'è finita, vero? Penso 6-0. Sì. Mi sono entrati tanti bruscolini negli occhi a me. 6-0, ho iniziato proprio a piangere, un po' di matto. No, dicevo che comunque c'è grande attesa. Mi dispiace per Cesare. Anche a me, tantissimo. Io lavoro con noi, Nicolò. Il preparatore è un bravissimo ragazzo e mi dispiace per Cesare, però... Vabbè, può capitare, anche noi abbiamo preso 5 gol da Roma, perciò è un campionato strano, è strano, cioè può capitare. A noi capita spessissimo. Auguriamo insomma di riprenderci anche grazie al lavoro di Prandelli. Dicevamo della partita di stasera, c'è grandissima attesa insomma per il derby d'Italia, sfida scudetto, la prima volta contro da allenatori, Conte e Pirlo, per cui è tutta la settimana che l'attesa è febbrile, sì. E che i quotidiani parlano di questa partita, molto spesso anche con contenuti inediti, analizzando anche il tifoso della Juve e il tifoso dell'Inter. Questo è un articolo di ieri della Gazzetta, vero? Sì. Uscito ieri sulla Gazzetta, in cui si mettono a confronto l'anima juventina con l'anima interista in questo modo qua, guardate. Okay. Anima interista, notte e giorno, Mazzini, Cavour, pettine, forbici, è stupendo, cioè manca soltanto qualcuno in redazione che ha lavorato a questa cosa. Questo è lo storico giornale Gazzetta dello questa Sport. Questa è la Gazzetta dello Sport che mette a confronto il tifoso tipico interista contro quello juventino. Però ci sono delle cose che tipo, non so, mi piace che l'interista preferisce il Festival Bar mentre lo juventino un po' più professionale. Però, di Sanremo. Autolavaggio e carrozzeria non sono due cose antitetiche, non è che o lavi la macchina o la giù, cioè sono dromedario e cammello. Manca anche slip e boxer, secondo me poteva essere interessante. Esatto. Anche maionese e burro. Però non sono c'è McEnroe e Borg, cioè McEnroe è più da interisti e Borg più da juventini. Sei tipo d'accordo? Panatta non l'hanno messo, visto? No. No, non capisco per quale motivo. Cioè, non c'è no, è una roba che ci stavo attenzione chiedendo. Che il tifoso dell'Inter è per la paletta e quello della Juve per il secchiello. Lì è dromedario e cammello è un veramente davvero... No, gli avrei sentito gli ultra tra Petrarca e Dante cosa scrivevano in curva, volevo sentire. Non so se Sinisa l'ha capita, noi ci interroghiamo, mister, su questa distinzione. L'hai letto? Ho capito. Non l'ha capita neanche, anche noi abbiamo reagito così. No, ho capito, però non ho letto tutte. Sì, no, ma non si è perso, allora, niente, guarda. Le mandiamo in un messaggio WhatsApp, noi la ringraziamo di essere stato con noi. Non c'ho WhatsApp io. Non c'ha WhatsApp. Pazzesco. Ha ragione, i veri capi non hanno WhatsApp. Questa è la notizia della giornata. Grazie, mister, di essere stato con noi. La liberiamo dall'autobus dove la teniamo ostaggio. Ricordiamo che il libro di Sinisa Mihajlovic si chiama La partita della vita. Venga a trovarci in studio. Edicola. Noi ci vediamo tra 5 secondi anche con Stefano De